Per la prima volta riusciamo a dire buongiorno nel vero senso della parola. Non ai pavidi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ai pavidi che sono svegli alla domenica mattina alle 10:30. No, Vabbè, è un orario decente, dai 10:30. no, è un orario decente, che io non mi ricordo più cosa significhi svegliarsi alle 10:30, quindi mancherebbe anche un orario decente, però. A chi ha fatto serata è giusto che stia ancora riposando. Non, allora, siamo qui per Clash of the Castle, ufficiale. Quello Yes. è. Ciao Ale. Ciao, ciao. Ciao. Review del pay-per-view, review che non dura nemmeno tanto, non tanto per il fatto perché pochi incontri tendenzialmente, 6 incontri se non sbaglio, quindi non è che avremo moltissimo da dire se non parlare, bestemmiare magari sul finale. Quelli sono dettagli che scopriremo strada facendo. E non riesco. No, dimentica, scusate, sto vaneggiando io. Allora, ciao Eddie. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Ciao Miki. ciao. Ciao Miki. Secondo me se abbandoni adesso fai male, perché sì, c'è stata quella cagata, però il resto, quindi tendenzialmente fai una scemata. Tendenzialmente. E vabbè, facciamo tanto un attimino, partiamo un attimino così con l'incontro che io non ho visto perché sono arrivato dopo casa e non l'ho ancora recuperato, quindi mi dovete raccontare voi per filo e per segno come è andato questo incontro. Ma soprattutto, al di là, ciao Settimio, Ciao, ciao. noi che prevediamo tutto su Solo Sikoa, anche la simpatia. Sono distante dal computer adesso, Cliff, quindi l'ho messo proprio. Allora, il primo incontro nel buy-in, pre-show, chiamatelo come volete, è stato Madcap Moss e Street Profits con confitto a Austin Theory e gli Alpha Academy. Quindi, io, bravo Cliff, io non scrivere però se sei in macchina che guidi almeno. Ma lui non ha detto che sta guidando, è solo in Ah, macchina. vero. Quindi io non l'ho visto veramente, poi lo recupererò dopo in mattinata, finito qua, perché sono arrivato in ritardo ieri rispetto al pay per view, e quindi cioè, ditemi com'è stato, soprattutto se capito perché Austin Theory era Cardiff, escluso poi, finale che l'abbiamo visto, quindi ditemi voi com'è stato, perché, cosa hanno combinato, e se Montesford finalmente lo cacceranno in singolo. Devo essere onesto, anche io non l'ho visto. Anche io sono arrivato verso le 7 quando iniziava il pay per view, quindi me lo sono perso. Ok, No, allora ve lo racconto è io. tutto tuo No, allora, è Miki, tutto tuo. stato un match tranquillissimo, durato tipo 5 minuti, 6 minuti, quindi una roba molto leggera. Mancavano tipo 20 minuti all'inizio del pay per view, quindi era proprio verso la fine del buy-in. E no, hanno fatto poco. C'è Madcap Moss che per me è pericoloso perché tipo sbaglia molto, quindi non lo so. Cioè, ha molto fisico, ma basta, solo quello, secondo me. Vediamo, io ho scoperto ieri che comunque esce con Tanil, quindi ho già Sì, vinto. infatti sono uscite un po' di voci che visto che adesso non è più sotto contratto con Impact, potrebbe passare in WWE. Vabbè, Vedremo. tra l'altro, recentemente erano stati in vacanza in Trentino, hanno pubblicato delle foto. E poi vabbè, il match alla fine non è che c'è moltissimo da dire. Si è portato tutto su un punto dove c'era Montesford che si lanciava fuori dal ring, tipo ha steso tutti e poi ha tirato dentro Chad Gable, basta, ha chiuso su Sì, Chad ma Gable. Quindi immaginavo schienamento ci su siamo Chad Gable. 5 minuti molto veloci e niente. Era per Ecco. riempire un po' il buy-in perché ultimamente stanno facendo dei buy-in senza match, quindi sì, buy-in, dei post-show, chiamate un po' come. Sì, che è una cosa degli Alpha Academy che tra i due, vabbè, quello bravo su ring, Chad Gable, cioè, si vede chiaramente, poi infatti è abbastanza sprecato metterlo lì, però viene quasi sempre schienato lui.
Sì, alla fine è quello che c'è, non gli interessa molto essere schienati. Poi secondo me funzionano molto bene come coppia, cioè almeno a me piacciono. Sì, perché Quindi. appunto le lacune di Otis le blocca, le colma completamente Chad Gable. Quindi poi deve fare un lavoro tendenzialmente di fisico, chiamiamolo così. E quindi, però Montesford qui non ha dato segnali, no? No, no. Tifato almeno. Sì, no, per quello sì, però secondo me ancora per un po' rimangono in coppia insieme. Va bene. Allora, primo incontro della main card. È stato questo. The Damage Control, Bayley, Dakota Kai e Io Sky sconfiggono Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss. Allora. Parto dal finale, che è la cosa positiva. Schienata Bianca Belair da Bayley. E anche la parte finale è gestita bene, perché hanno isolato le altre e tutte poi a devastare Bianca Belair. Quindi perlomeno hanno già dato un'impronta di... È tutto di faida Bayley, Bianca Belair, però comunque anche far vedere che Bianca Belair, diciamo, è battibile. Eddie, tocca a te. Sì, il match diciamo che è stato sufficiente, c'è stato qualche errorino magari da parte soprattutto di Dakota Kai, che era la prima volta insomma in un palcoscenico del genere, magari aveva un po' di emozione. Tutto sommato comunque non mi è dispiaciuto, mi è piaciuta la parte in cui comunque tutti cantavano per Bayley, che doveva essere la heel ma era la più over. Viene spontaneo il coro agli inglesi con Bailey, lo fanno Sì, è sempre. vero, mi ricordo qualche anno fa, erano sempre nel Regno Unito che le cantarono per praticamente tutta la puntata di Raw, quel coro lì. E poi sì, il finale diciamo ha senso, perché comunque Bayley sicuramente sarà la prossima avversaria di Bianca per il titolo, quindi dandole la vittoria e lo schienamento proprio su Bianca, adesso potrà avanzare sicuramente le sue richieste insomma per il titolo. Mickey. Sì, come stava dicendo lui, Dakota Kai era quella più in difficoltà. Ha sbagliato subito all'inizio, dopo un suplex, dove stava rotolando fuori dal ring e c'era Bayley, chiaramente, proprio con la telecamera che la stava inquadrando, che la chiamava indietro, tipo dove cazzo stai andando. E lo stesso poi col finale che ha sbagliato un tag, cioè tipo non ha dato il tag a Io Sky per la parte finale, quindi poi è dovuto tornare indietro. È stato un attimo di casino, però appunto ci sta. È il primo evento grosso che fa, quindi probabilmente c'era anche un po' di tensione. Ciao, ciao. E per il resto sì, abbastanza bene. Non mi è piaciuto moltissimo come match. Soprattutto c'è stata una parte dove è stata Alexa Bliss da sola contro tutti e diciamo che delle tre era quella forse meno capace, meno pronta da lottare contro tutte, da quindi si è visto un po' qualche problemino qua e là, però vabbè. È stata strana come scelta del primo match, secondo me. Cioè non ha caricato così tanto, però vabbè. Magari si aspettavano di più, ci sta anche quello, perché comunque ne avevi sulla carta, ne hai quattro molto brave, una brava che sarebbe Dakota Kai, che poi purtroppo ha sbagliato, e Alexa Bliss è quella meno delle altre. Quindi sulla carta poteva essere un incontro comunque piacevole come apertura. Sì, mi aspettavo anche magari un'apertura tipo Sheamus Gunther, che Sì, anch'io mi avrebbe magari aspettavo quello, esatto, gasato di più, esatto, il pubblico. anch'io mi sarei aspettato quello. Sarei aspettato quello, magari intervallato, e poi mettere appunto Rollins Riddle più o meno a metà card, perché se no potevo oscurare il main event, cosa che è successa a scuola. E quindi, sì, no, è vero, Dakota Kai, poveraccia, ha sbagliato, ma sembrava veramente d'emozione, non errori di... Dava molto Sì. l'impressione di essere più di... un po' confusa, ecco. Perché poi comunque lei è brava, per carità, non è un fenomeno, però è Sì. brava. Quindi non... Queste cose qua le sa fare, quindi vediamo quando sarà in un'arena meno incasinata per lei. Poi comunque in tre ancora non hanno lottato tantissimo, quindi magari È hanno vero. anche un po' di chimica da migliorare.
Vero, assolutamente anche quello. E andiamo così dritti verso il titolo intercontinentale. Gunther mantiene il titolo sconfiggendo Sheamus e incontro che ci si aspettava che i due si picchiassero, fortunatamente si sono picchiati alla maniera ovviamente degli Stati Uniti, non una maniera diciamo giapponese o magari europea, quello vabbè, era ovvio da aspettarsi così, però si sono picchiati, hanno fatto quello che dovevano fare e Eddie. È stato quel match che ci aspettavamo, insomma sono state botte da Orbi dall'inizio alla fine, il petto di Sheamus praticamente dopo due minuti era già viola. E lui è bianco, con lui era facile effettivamente, però so, a un certo punto ho perso il conto delle chop che gli ha fatto Gunther. È stato comunque un bel match, il pubblico molto partecipe. A sorpresa l'introduzione di Giovanni Vinci nell'Imperium, non me l'aspettavo onestamente, però un brutto colpo. Mi è dispiaciuto un po', veramente un brutto colpo. Io spero che sia stato per una sera e basta. A questo punto, magari perché gli altri sono in tre, si prospetta una fight 3 contro 3. Secondo me, a questo punto l'hai presentato lì, rimane a SmackDown, penso. E anche se a quel punto o lo richiami Fabian Eichner, perché il personaggio di Giovanni Vinci era stato presentato in NXT come diverso, insomma, uno alla moda, un signore, qui personaggio un po' diverso. Però no, per tornare nel match, comunque è stato un bel match, finale sì, mi aspettavo comunque che vincesse Gunther e mantenesse il titolo. E niente, speriamo che continui questa fight, perché comunque sono due wrestler che insieme hanno dimostrato di, insomma, di sapersi fare sul ring. Miki? A me è piaciuto un sacco, secondo me è il match della serata, perché me lo aspettavo così, è andato così e sono contento, un sacco di schiaffoni. Sì. Quello che 20 minuti è durato, sì, tipo 19 minuti è durato un sacco. Grosso modo, sì. Quindi sono molto contento, mi è piaciuto anche l'inizio che hanno ripreso un po' la roba che avevano fatto in puntata di loro due fermi, ci sta, e soprattutto mi è piaciuto il finale, cioè dopo il match, con Sheamus che si prendeva tutte le incitazioni, sì, del pubblico, quasi di casa lui, quindi, no. Sì. Quindi sono stato molto contento, e come anche Paolo è stata comunque un'ottima prestazione. Ci sta la sconfitta, però comunque. Sì. Ma lui nelle prestazioni, cioè, quando le deve fare, lui le fa sempre. Infatti, secondo me, lui ha raccolto subito all'inizio, ma in teoria ha raccolto poco, secondo me. Qualcosa di più in questi anni potevano fargli fare. Non si meritava qualche regno, o perlomeno qualche incontro titolato con i vari Lesnar o Reigns. Perché tanto... Sì, lui poi ha avuto anche il problema... Per un periodo non poteva lottare in singolo, quindi è rimasto chiuso in coppia con Cesaro per un sacco di tempo, quindi ci sta. Che si doveva un po' tenere. Sì. Però no, fatto bene, è inutile, incontro bello, ci è piaciuto, niente da dire, ma mi soffermerei veramente, come abbiamo già accennato, sul dramma Giovanni Vinci nel main roster, più che altro il dramma perché mi diventa uno scagnozzo di Gunther. Sì, soprattutto perché è entrato senza gli scatti. E quindi ed è entrato senza gli scatti. Cioè, allora, una gimmick che funziona da Dio. Oh, da Dio. Quindi, lui fantastico. Se lo metti nel main roster, devi lasciarmelo come Giovanni Vinci. Al massimo li va a aiutare ogni tanto e va bene, però voglio Giovanni Vinci. Sì, beh, qua è stato fatto perché appunto la faida probabilmente andrà avanti. Quindi devono fare un 3 contro 3 e hanno ripreso quello che è andato via per poco. In realtà è NXT. Quello che conosce di più l'Europa. Sì, magari. Ma sei mica la strada dello stadio? Così guarda lì, te la diciamo. Se sei già stato, diccelo. Sì, come Castagnoli, tanta qualità, ma poco reso a livello dei riconoscimenti. E l'hanno premiato all'inizio carriera, poi sono bloccati. E vabbè, tutto questo per dire che
vedremo cosa succederà a Giovanni Vinci. Io spero, Giovanni, di vederti mercoledì. Su Up Next, nemmeno. Nemmeno su NXT. Su Up Next. Quindi, vediamo. Allora, Liv Morgan mantiene il titolo contro Shayna Baszler. Devo dire subito una cosa per chi non l'avesse visto, magari l'avete visto, e quindi meglio così. Di questo incontro, che lascia il tempo che trova, il pubblico si è sentito abbastanza muto, quindi non è che ci sia molto da dire. Ho apprezzato la fase iniziale, che sono andati a riprendere esattamente le stesse mosse che ha fatto provare Riddle a Liv Morgan pochi giorni fa, che l'hanno fatto vedere su Twitter, le cose. Ha fatto le stesse mosse e lei è uscita dalle mosse esattamente come Riddle gli ha fatto vedere come si esce da quelle prese di sottomissione. Ho apprezzato quella parte lì, poi il match lento, e Liv Morgan a 4 anni, un incontro con lei non può essere lento, sei talmente giovane che c'è una presa magari un po' di più. Eddie, vai pure. Sì, il match comunque non c'è tantissimo da dire, è stato diciamo una faida, cioè Shane secondo me l'hanno messa lì giusto per temporeggiare con questa cosa di Ronda che era sospesa eccetera, perché sono sicuro che tornerà lei insomma nel giro titolato, e sì, comunque un match come dicevi te lento, con vabbè anche Shane comunque non è che faccio il match veloce, no, comunque lei no, insomma, a me non è mai piaciuta e non piacerà mai, non riesce proprio. Sì, i due stili tra Shane e Liv diciamo che poco si sono sposati insomma. E niente, è stato il match che più o meno mi aspettavo, finale tra l'altro pulito questa volta, Liv ha la schienata pulita, quindi insomma hanno capito dagli errori di SummerSlam che se vogliono far ratifare sì, insomma devono far vincere sì, pulito almeno sì, perché poi, sì, perché poi comunque il pubblico alla fine ha applaudito il finale, quindi perlomeno sì, vuol dire che sei riuscito a creare un finale decente, perché l'incontro inizialmente è stato lenticchio. E Michi? Sì, il match non mi è piaciuto, il pubblico era abbastanza passo, cioè non è che gliene fregasse molto del match, solo però, ci sta, e ho avuto la paura che Liv vincesse con tipo il non so come chiamarlo, quello dove tipo sì, dove mentre la sta tenendo in sottomissione si gira, un paio di volte l'ha fatto, adesso finisce il match così e tipo manda in vacca tutto, invece sì, almeno Shane ha perso molte volte così, esatto. E almeno hanno fatto un finale pulito, quindi ci sta. Per il resto sì, il match diciamo che forse è quello un po' più debole dello show. No, sì, tendenzialmente sì. E, sarebbe bello trovare qualcosa da dire, ma prossima avversaria di Liv Morgan, Eddie, per te? Dici Ronda direttamente oppure Ronda, secondo me, visto che anche Ronda sembra essere tornata face, o fanno una cosa a tre, inseriscono una heel per forza, perché face contro face la vedo dura, o Shayna di nuovo fa un 3 contro 3. Cioè, però Liv Morgan tendenzialmente lei cioè, è una heel nascosta in questo momento. In questo momento ancora no, poi se magari più avanti sì, si fa il turn, tutto può essere. O magari si riscono anche Charlotte, che prima o poi penso che tornerà. Secondo me prima di il turno definitivo lo farà prima di Ronda, le faranno affrontare una face, che può essere Charlotte tanto quando torna face, però magari anche un'altra, e lì ci sarà il turno definitivo perché magari la batterà o sporco, comunque usando, che ne so, un oggetto o qualcosa del genere. Secondo me le danno prima una faida contro una face. Non mi stupirei se fosse una di un ritorno tra Sasha e Naomi. Così, tanto perché intanto non ci credo che le diano subito dei titoli all'inizio, le puniranno abbastanza, quindi le farebbero anche perdere. Quindi comunque gente così, che e così ci sarebbe il suo turnil definitivo, credo, e poi magari subito Ronda e via. Purtroppo. Purtroppo. Edge e Mysterio sconfiggono il Judgment Day, finale che, dove ci si aspettava comunque il
il torneo di Dominic, tra l'altro avvenuto esattamente come era avvenuto il torneo di Eddie Guerrero su Rey Mysterio. Rey Mysterio che fa la stessa identica scena e coastline per, da parte di Eddie Guerrero in quel caso, che è leggerissimamente migliore di Dominic Mysterio, ma proprio due righe, era anche più credibile nella scena, ma non so come, non riesco a capire come mai. E ho trovato un Edge veramente tirato a lucido, secondo me vuole fare l'ultimo anno, che ha detto che si ritirerà la prossima estate, la vuole fare perfettamente, perché ho trovato veramente in forma, come molto tempo non lo vedevo, però continuo a non capire perché abbia perso Judgment Day. Quindi, Eddie? Sì, sono d'accordo, anch'io non capisco perché abbiano rifatto perdere Judgment Day, che secondo me avevano bisogno come il pane di una vittoria, perché hanno praticamente perso sempre. E secondo me il tour di Dominic che ci stava l'avrei fatto fare magari durante il match con interferenza su Rey eccetera, e gli costava la vittoria, vinceva Judgment Day, ecco, e andavi questo, avanti così. Questa è la parte che cazzo ti metti a ridere che hai appena perso, che non è manco venuto con te al momento, sì, poi magari in settimana andrà con loro, ma non è manco venuto con te. Infatti poco, poco sensato secondo me questa scelta di booking, però vabbè, vediamo adesso, sicuramente la faida continuerà perché c'è questo turno di Dominic che penso che si unirà al Judgment Day. Bisogna vedere chi darà, diciamo, man forte a Edge Ray, perché in questo momento sono in inferiorità numerica, se uniranno qualcun altro loro. E soprattutto, per favore, fate tagliare i capelli a Dominic, cioè dategli un taglio decente, ditegli che siamo nel 2022 e che lui comunque è un ragazzo, non è, chiaro riferimento al mullet che c'aveva Eddie Guerrero, no? Sì, beh, però cioè, uno ce l'aveva negli anni 80 e 90, e già negli anni 90 era vecchia come cosa, scusa, 92.000, e già nell'inizio anni 2000 era vecchia come cosa, non figuriamoci nel 2022. E Miki? Sì, anch'io mi aspettavo il turno di Dominic, ma durante il match, come avevamo pronosticato, quindi non l'ho capita bene come scelta, l'accetto, diciamo così. Lui è incapace anche a recitare, in realtà, cioè tipo, sì, nella parte post-match era lì sul ring, ma non sapeva bene cosa doveva fare, non sapeva che faccia fare, quindi non lo so. Sì, secondo me, infatti, le parole di suo padre quando l'ha preso lì, cioè fai qualcosa perché veramente sei indegno. Ci sta, perché finalmente si toglie un po' dal padre, perché da quando è arrivato è attaccato e non ha ancora fatto niente da solo. Quindi ci sta, almeno inizia a fare qualcosa, vediamo se magari cambia. Vorrebbe da dire, meno male. Sì, se magari cambia un po' lo stile, qualcosa. Magari tornando cambia anche un po' il moveset, migliori un po'. Sì, vedere se perlomeno puoi essere un lottatore decente. Non pretendo bravo, ma decente per me. Eh sì, perché per il momento non ha dimostrato tantissimo. No, non ha dimostrato niente. Però poi c'è la parte che siamo sempre lì, Finn Balor e Damian Priest, adesso c'è, cioè, cosa gli fai fare? Perdi. Io ero convinto che appunto la faida poi finisse con un Finn Balor contro Edge. Magari finirà così, ma... cioè con che criterio Finn Balor adesso può dire a Edge adesso ci affrontiamo uno contro uno? È stato anche schienato lui, non so. Infatti. Sì, non so bene. Non... la seconda. Seconda, sì. Chiaramente la seconda. Forse era anche più col punto di domanda. Tu, Nando? Era... dipende, dipende l'intonazione anche che gli ho dato. E la chiudiamo qua, questo lo chiudiamo qua, cioè siete sicuri lo chiudiamo qua? E poi finalmente si vede un gran bel incontro. No, questo comunque tendenzialmente è stato carino l'incontro, ci mancherebbe, però finalmente un bel incontro. Seth Rollins contro Riddle, e tutti avevamo pronosticato Seth Rollins presumendo un secondo o terzo incontro tra i due. Per come è finito l'incontro, sembrerebbe tutta finita, tra l'altro ha detto anche Seth Rollins andando via, sembrerebbe letteralmente tutto finito, ma va benissimo, perché comunque l'incontro è stato bello, però ero convinto ci fosse un po', poi magari ci sarà, dipende. Dimmi te.
No, un bel match sicuramente, come mi aspettavo, perché entrambi comunque ci sono a fare. Prevedevo anche io appunto che vincesse Seth Rollins. Non so se sarà finita questa faida, perché con Extreme Rules alle porte, secondo me un altro match a regole estreme, insomma, ci potrebbe stare tra questi due. Però ecco, vedo comunque uno dei migliori match della serata insieme a quello tra Gunther e Sheamus, metterei insomma sì, come secondo match migliore. Sì, poi lì, secondo me lì poi va a gusti in base a quale incontro, tipo di incontro piace di più. Sono stati belli tutti e due poi Sì, alla sono due stili fine. diversi, due stili di lotta diversi, sì, dopo quello va molto a gusto. Esatto. Miki? Anche a me è piaciuto, soprattutto la terra di Seth Rollins che ricordava un po' Elton John. Frena tutti Elton John perché sei in Inghilterra, infatti il pubblico in Inghilterra, Regno Unito, infatti il pubblico lo tifava perché poi lui ha la Vim che si lascia cantare. Il tributo era per Carryman. Quindi te, ti farò vedere com'era vestito e anche te dirai che era per Carryman e non per Elton John. No. Tutti a Scusa. Rocketman, Rocketman, no, non era Rocketman, era Carryman. Non lo faccio più. Vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Comunque, sì, secondo me la faida non è finita, perché tanto ormai Seth Rollins ci ha abituato che fa un po' di match, almeno due o tre deve fare, non chiude una faida con un match solo. E quindi secondo me, appunto, al prossimo Vedi, pay-per-view ci vediamo con i vedi, match. carta canta, carina, hot space. Quindi vedremo, vedremo. Però sì, molto carino, fatto bene come match. Quindi ci sta. Anche perché Rollins in questo momento con Roman che è rimasto campione difficilmente può andare per il titolo, Esatto, se fosse quindi stato Drew McIntyre campione, si poteva pensare a Rollins come sfidante. Con Roman quindi Reigns sì. E campione, in teoria. infatti l'avevo pensata così, che cioè, se Anch'io. Rollins vincesse Ma infatti poi. la sua vittoria mi ha fatto convincere che vincesse Drew McIntyre, perché lo va a sfidare lui. Invece. Battendo poi Riddle, che Riddle era quello papabile per affrontare Roman Reigns invece, cioè, quindi in ogni caso ci sarebbe L'aveva già stato. affrontato Sì, però a quello. Sì, luglio, aveva però perso. non era stata una faida vera e propria. Adesso magari No, no. costruire bene una faida, arrivavi appunto a Extreme Rules o a Survivor Series comunque, però avresti potuto costruirle. O magari lo fanno lo stesso, perché tanto non è una sconfitta che lo va a depusciare, perché comunque dopo un bel incontro mi è piaciuta la fase finale e comunque gli ha fatto il cab stomp lì come lo chiamano e poi gli ha dovuto rifare quello sopra, non è andato per lo schienamento però per fare quella seconda corda per dire cioè, basta, non ho più voglia di fare l'incontro, ti chiudo e fortunatamente non si è alzato Riddle dalla doppia combo Beh, anche perché se no, cioè, era tipo poi difficile da bucare nel prossimo match. No, ma più che altro queste cose qua di rialzarsi 12 volte è peculiarità degli incontri di Roman Reigns, quindi perlomeno sono confinati lì. Qua finalmente si è visto che quando devono fare al massimo li fanno uscire una volta, ma proprio a stento. Il problema sono quegli incontri, ok, sto morendo, sappiatelo, È non colpa del match dopo. colpa del match dopo, molto probabilmente. Colpa dell'ascesso. E quindi abbiamo finito qua, quindi il pay per view è finito con un bel incontro, è giusto, finito con un bel incontro, giusto, main event, perché è peccato che non ci sia stato l'incontro titolato, però il main event è stato molto bello, quindi la scelta è stata indubbiamente azzeccata. Poi, spente le telecamere, c'è stato un dark match che noi abbiamo visto su quegli incontri di prova per testare un po' il pubblico cosa vuole fare, dove Roman Reigns in questo dark match è riuscito a mantenere il titolo contro Drew McIntyre. Allora, pochi giorni fa avevo visto più o meno il numero di giorni di regno di Roman Reigns, che sono più o meno 700, perché 2 anni, quasi 2 anni, o i 2 anni ora non mi ricordo se li ha fatti, quindi.
escluso magari uno o due incontri messi qua e là, regno di una noia mortale, proprio schifoso. Lui lotta come tendenzialmente Brock Lesnar quando vuole far lento, col piccolo problema che Brock Lesnar se lo può permettere, tanto è una scelta sua che non nessuno può discutere, per una scelta sua e se lo può permettere, perché comunque le poche cose che fa le fa bene, quindi non si pone il problema. Lui non se lo può permettere perché non è Brock Lesnar sul ring, questo è un dato di fatto. Ammazza completamente i suoi avversari, completamente, perché cioè, ieri mi stava letteralmente facendo pena Drew McIntyre, costretto a stare sdraiato sul ring perché lì non si alzava per fare le cose, le mosse dopo. Se non hai, ok, che mi devi fare l'heel, che hai aiuti, eccetera, però in tutti i sacrosanti match mi devi dare sto cazzo d'aiuto, cioè veramente basta. Non fosse stato uno bravo, a me non mi interessa, possono tenerlo anche 10 anni il titolo, non è un problema. Però uno devi essere bravo e due non devi rompere le palle. Lui non è bravo e ha rotto le palle già da subito. Non capisco qua. Faccio fatica, proprio oggettivamente parlando, a quelli che sta piacendo il regno di Roman Reigns. Cioè, non ci sto trovando nulla di bello. Non lo so. Eddie. Sì, diciamo che il match è stato vissuto, diciamo, più sul lato emozionale che poi, perché sul ring è stato un po' povero, ecco, come lottato. E sì, sono i classici match di Roman Reigns, quindi molto lenti, e con lui che comunque deve fare le sue scenette, no? Acknowledge me, eccetera. E niente, cioè, io non voglio tirarmela, però quando avevamo fatto i pronostici ero l'unico che aveva pronosticato la vittoria di Roman, perché mi No, aspettavo che perché alla sei una fine. brutta persona, è soltanto quello alla fine, si richiude. Esatto. No, ma diciamo che avevo annusato questa cosa, che ci sarebbe stato questo swervone, perché avevano apparecchiato tutto troppo bene per Drew. E alla fine Drew si è preso in quel posto. Niente, mi dispiace perché comunque Drew se lo meritava, era il momento perfetto, aveva 60.000 persone che tifavano per lui. Comunque Roman nel suo regno l'ha fatto più di 2 anni ormai. Bishop però, non Bishop. Il problema è che adesso hai definitivamente ucciso la concorrenza e cioè, Roman con chi lo perde? Ormai per almeno altri 6 mesi penso che non lo perda più, perché secondo me, come dicevo prima, è Cody Rhodes a questo punto l'unico che mi viene in mente che può battere Roman, però lui intanto non sappiamo quando torna, poi comunque saranno altri mesi di Roman che appare quando vuole, il titolo che non viene difeso e così. Sì, ora parliamo anche di Theory Ace. Ma The Rock, facciamo che riesca anche a fare il famoso incontro a WrestleMania, però non può stare lì. No, me lo Tanto dai mettono titolo al per muro. renderlo, dai titolo per renderlo vacante, cioè non ha senso. Con Se The riesce a... Rock se lo fanno, secondo me non mettono il titolo in palio. O lo Ma perde no, prima. sì, per forza. Non Sì, per forza. puoi, non... ma, eh sì, ma Paradigm non può perderlo nemmeno con The Rock. The Rock cosa, se dovesse vincere The Rock, cosa fa? Vince il titolo e il vacante la sera dopo. Cioè, è già, se riesce a fare l'incontro, già è un miracolo quello. E in più, al di là che è un cinquantenne, non è più un trentenne, dovrà essere ultra limitato perché se prova soltanto a farsi male a un dito, deve firmare penali per 70 anni. Quindi. E non sono nemmeno così sicuro che poi alla fine The Rock riesca a fare il match, cioè deve farlo proprio in un periodo quando è Sì, completamente libero. infatti. Io faccio fatica a pensare che possa fare l'incontro, visto che a torto o a ragione è uno degli attori più ricercati, quindi non... Però, Miki. Che c'è molto da dire. Lo San Martino è un altro. No, lui, è tutta colpa di Solo Sikoa e noi gli vogliamo male anche per questo e niente. Ma comunque sì, l'unico è Cody a questo punto, perché ormai gli ha battuti tutti gli altri, non c'è nessun altro e secondo me è a WrestleMania, quindi dobbiamo fare ancora un sacco di mesi con Roman Reigns. E
temo anch'io, perché i tempi ottimistici per Cody dicevano Royal Rumble, ed erano ottimistici. Sì, ma anche se tornano ieri alla Royal Rumble, il titolo glielo fanno vincere comunque in un pay-per-view, beh, certo, molto importante, quindi secondo certo me vanno fino ad aprile. No, no, le cose ottimistiche erano appunto Royal Rumble. Ieri però abbiamo visto un mini package per lui. Quindi magari vai che al posto del Royal Rumble riesca a entrare nel Survival Series, per dire. Secondo me o a Day One, se vogliono fare, non so, un evento allora, grosso. Se Cody riesce a ritornare prima del Royal Rumble e vince il titolo del Royal Rumble, allora significa che The Rock può fare WrestleMania. A quel punto allora, sì. Ok. Se no è WrestleMania, Cody, Roman Reigns, WrestleMania. E pensare, cioè, vi giuro, vedere da settembre a marzo, aprile, quando sarà presumo aprile comunque, Roman Reigns ancora campione, io spero che non lotti più fino a altri 7 mesi di regno si tocca. No, io non voglio se no c'è Santos Escobar che aveva detto che sarebbe andato dalla Santos Mania, ma va benissimo, cioè, assolutamente, ma anche solo non esageriamo. Magari io voglio Strowman. E se sì, l'usato sicuro per loro, perché ci vedono qualcosa soltanto contro Roman Reigns, quindi se arriva Bray Wyatt torna, te lo puoi giocare. Eh sì, ti puoi giocare veramente Strowman o Bray Wyatt, non chi ti giochi se torna. Sì, perché adesso c'è Karrion Kross, ma cioè, non so poi quanto. Karrion Kross può essere un più, sì, ma è un più uno Karrion Kross. Sì. Ma che il cross tanto adesso andrà contro Drew sicuro prima. Esatto. E poi anche perché sennò Drew McIntyre non avrebbe difeso contro Karrion Kross. Però sono due heel, Kross e Roman, vediamo se come fanno. Sai, girarlo face contro Roman è un attimo, soltanto per quella faida e poi ritorna. Però è veramente pesante adesso la situazione, è veramente veramente pesante. Perché veramente o si spera in un ritorno e i ritorni, compreso Cody, perché comunque è un ritorno anche lui, sono Cody, Bray Wyatt e Strowman campione non lo voglio vedere, no. Quindi per me può anche perdere, non è un problema, non vorrei vedere manco sul ring, e quindi a sto punto veramente o torna Bray Wyatt o Cody Rhodes, quei due lì, perché ti tiri fuori AJ Styles, che intanto è impegnato contro Ciampa e The Miz, quindi sarebbero tutti dei più uno, non... cioè, ma fai tutti quelli che ci sono, allora Orton se torna un più uno. E Orton però pare che sia molto lunga ancora per Orton. Sì, anche lui nuovo anno. Sì. Esatto, quindi Orton per questi mesi è da togliere. Riddle ha perso SmackDown, però magari lo puoi mettere. Però in questo momento che Riddle batta Roman Reigns non ci credo. Se lo meriterebbe sicuro, perché insieme a Drew McIntyre è quello che più di tutti si meriterebbe il titolo, anche Seth Rollins. Seth Rollins lo deve girare face per fare l'incontro con Reigns. Sì. Quindi magari se lo va a prendere, oppure come la Rumble che hanno fatto quel match lì, sì, era stato diciamo quello un po' più face dei due, ecco, Rollins. Quindi lo stanno tirando alla lunga molto ovviamente per Cody, cioè alla fine è quello. Sì. Cross prende sì, e non hanno nemmeno potuto cacciare via, perché Cross lo poteva cacciare via solo la security, perché lui era lì come pubblico, e anche questo mi ero appena vi ho visto lui sveglia Scarlet. Appena ho visto Tyson Fury e lui ero convinto che Tyson Fury bloccasse Cross e invece ci va a bloccare l'idolo vero, che anche lui meritevole di cintura, Austin Theory, e che fallisce così il suo incasso, non è stata fatta suonare la campanella, quindi la cintura gli resta. Sì. Aveva comunque sbagliato momento, perché cioè, diventava un three-way e Austin Theory in un three-way del genere, quante possibilità aveva? No, più che altro diventava un three-way con Roman Reigns, in quel momento era a terra, ma Drew McIntyre no. Quindi sì, puoi schienare Roman Reigns, ma Drew McIntyre era tranquillo, quindi non facevo fatica a pensare. Allora, post-match, io mi sono fatto un'idea. Quello è il classico post-match che fanno a telecamere spente. Infatti sì. Drew McIntyre ha salutato tutti, o si sono sbagliati e hanno fatto vedere quel post-match, o hanno voluto far vedere la chiusura dell'evento.
ci sono soltanto queste due. C'era Tyson Fury, quindi l'hanno lasciato andare, giusto? Però quello è il classico post-show, quando a telecamere spente vanno a salutare il pubblico, a ringraziare il pubblico. Anche il discorso di Drew McIntyre è stato chiaramente... era un po' fuori kayfabe totale. Non, cantano veramente male entrambi. Molto, molto. Tyson Fury poi, tra l'altro, è uno a cui non piace avere i riflettori su di sé, per nulla. Si è visto chiaramente anche ieri, è stato molto timido, impacciato a fare quella parte lì con Drew McIntyre. E quindi... immagini per la finale in casa e ti metti a cantare sotto la curva. Ma era una cosa post fibrissimo questa. Era post show, quando si vanno a salutare i cosi, e lì in Galles era giusto che salutasse Drew McIntyre, perché comunque era l'idolo di casa. Sì. Comunque Drew McIntyre all'inizio della DIM gli ha messo la DIM vecchia. Tanto per. Però povero io ci voglio credere, però in teoria che riesco a incassare. Io ci voglio credere, non so quando, ma incasserà. Alla fine fa passare tutto l'anno e niente. Esatto. Ma non ho trovato il momento giusto. Ritince la valigetta. Secondo me finché il campione Roman non incassa. Lui incasserà il momento in cui il campione sarà un face. Per me, se c'è il famoso, quello che abbiamo detto, Cody Roman Reigns, per me va a incassare su Cody. Sì. Sicuro. Che sarebbe un peccato, perché ci fai aspettare un anno. Però sarebbe giusto. Sarebbe giusto, perché te ti vai a aspettare Cody e Cody, boom, dai, davvero il rompi il momentum al pubblico. E quello sarebbe giusto, non sarebbe una scemata. Sì. E in casa su Cody, o se no una cosa che dovrebbero fare, non hanno mai fatto, io ci voglio credere, come diceva Miki, non incassa per tutto l'anno, rifà il Money in the Bank e rivince il Money in the Bank. l'ho detto, si gioca la valigetta a un certo punto e la perde. E niente, quindi la valigetta ce l'ha qualcun altro e oppure fallisce in casa. Ci sta anche quello, che sono quelle cose che in tutte le federazioni ho sempre odiato, tipo G1 Climax, che adesso tutto ad un tratto mettono in palio, da un po' di anni in palio. Cazzo, hai vinto, perché la devo mettere in palio? Ho vinto, vaffanculo. È un torneo, ho vinto il torneo. In questo caso è una specie di torneo. Oppure fallisce direttamente l'incasso. Così. Sì, poi per un altro anno prova a incassare. Fibrissimo, qua, se mai faranno The Rock Reigns, non ci sarà il titolo di mezzo. Se c'è il titolo di mezzo, sai già che vince Roman Reigns senza problemi. Non scordati la parte titolo, perché se è l'incontro titolato è l'incontro più banale della storia, e non vogliono di certo rendere banale The Rock Roman Reigns. Cioè, già che se lo riesce a fare, io... ho dei seri dubbi che riescono a farlo, se riesci. Ma soprattutto, chi è che vuole vedere The Rock contro Roman Reigns? Non lo so, c'è questo feticcio di The Rock. Entrambi... Ma lì è stata una cazzata di The Rock, una cazzata involontaria, che sai che lui risponde a tutti, credo sia l'uomo più bravo del mondo, perché è impressionante. Quando gli hanno chiesto di Roman Reigns, ha detto, ma mi piacerebbe tantissimo affrontarlo perché è mio cugino. Basta, punto! Ma non l'ha detta come cosa. Stava girando un film, tra l'altro, quindi figuriamoci se... L'ha detto come cosa che è suo cugino, punto. Per decidere chi è il vero capo tribù a questo punto. Era proprio una cosa... nella sua... è stato ingenuo The Rock senza volere, e boom, da lì in poi, basta. Nonna. Secondo me sta bestemmiando per quel momento, perché ci fai ora quando cazzo posso lottare, cioè non è mai disponibile. Poi anche viene comunque, secondo me è veramente noioso come match, cioè per il tipo di lotta che hanno entrambi, che poi The Rock lotta, cioè in realtà sono anni che non fa più il wrestler, però, cioè, ma tipo... con un The Rock che non può fare praticamente nulla e può prendere pochissimi bump. Deve prendere i bump giusto delle body, cioè quelli sicurissimi, delle body slam, cadere coi pugni. Perché prova a fargli male, ma la WWE deve pagare la Madonna e mezza a Hollywood, cioè non gliela vendono direttamente. Non compreso The Rock. Sono quei match che vivi più sull'atmosfera, no? Con The Rock che verrà tifato, però sul ring si vedrebbe poco, in 10 minuti secondo me. E no, lo vendi di più senza titolo in palio, perché con titolo in palio sai già che vince Roman Reigns. Se vuoi dare l'incertezza, devi metterlo senza titolo in palio, fibrissimo.
Sì, ma poi... Cosa lo prende a fare il pubblico? Sa già che vince Roman Reigns? Perché The Rock non può, non se può andare se The avanti. Rock, tanto tu fai, sai già che lo venderai. Eh sì, esatto, tanto basta il nome di The Rock. Sì, esatto, basta il nome di The Rock. Ma è vero anche questo, ma fossi in The Rock io mi preoccuperei anche per il Superman Punch di suo cugino. Non... E poi The Rock non era una cima sul ring, però se hai The Rock fai fare un incontro lento, adesso che ha 50 anni, cioè insegna comunque a suo cugino come si fa un incontro lento, Cioè, è quello il discorso. E quindi c'è anche da considerare quella parte. Cioè, forse gli servirebbe per quello, per dirci, cioè, per favore, un incontro lento. Esistono gli incontri lenti, ma si devono anche saper fare. Roman Reigns non sa fare manco quello. Aspettiamo Cody, che vedevo di... ci tocca aspettare cosa, no, match per essere solo Sikoa, minchia. Proprio per il momentum, proprio il WrestleMania moment. Non... sarebbe veramente pessimo. Però, notizia positiva, molto probabilmente, Miki, ci siamo tolti dalle palle solo Sikoa da NXT. Sì, quello sì. Il problema è che adesso inizia a seguire bene anche il main roster, quindi niente. Esatto, però attenzione, lo diciamo che cosa cominciamo la prossima settimana? Lo diciamo, sì, intanto è una prossima settimana. Allora, dalla prossima settimana, Stefano, lo diciamo, dalla prossima settimana, il martedì sera, abbiamo un appuntamento in più. Faremo su Twitch, dal lato viola del ring, la review di Raw. Quindi, a farla ci saremo... Ci alterneremo io, Miki, piuttosto che magari Draco quando può, Stefano no perché non segue, ma magari ogni tanto lo chiamiamo lo stesso. Ci alterneremo alla conduzione un po' noi, in base ai nostri orari e quello che dobbiamo fare, ci aiuteranno anche Miki e Luca. E quindi poi ogni tanto ovviamente altri che vogliono venire ad aiutarci, e quindi cominceremo sul lato viola a fare le review anche di Raw, oltre a quelle purtroppo quelle di Dynamite non le possiamo più fare finché resta così l'orario di Petra, quindi per la parte All Elite l'abbiamo avviata facendo un programma centrato un po' sul parlare in generale, quindi aggiungiamo le review di Raw e vediamo, quindi seguiteci, vedete cosa ne pensiamo di Raw. Su SmackDown aspettiamo ancora un po' perché dobbiamo capire, essendo il venerdì sera, il sabato sera è sempre un giorno un po' particolare, e poi se ci sono dei pay per view ci sarebbero da fare le preview dei pay per view, quindi rischierebbe di saltare spesso come programma. Se succede qualcosa a SmackDown ne parliamo, esatto, esatto, perché è purtroppo il giorno è brutto per fare la review il giorno dopo, perché se il sabato poi appunto c'è una preview di qualche pay per view dobbiamo subito eliminare la puntata, quindi risulta un po' difficile. Vediamo poi come riusciamo, se riusciamo a nei prossimi mesi vediamo come riuscire un po' a risolvere questa situazione, se si può, perché non credo che si possa, perché se è venerdì sera parlavano che forse lo riportavano o al giovedì o addirittura al martedì come era nato, però erano solo voci, quindi non so se sia vero o no. Se dovessero riportarlo a giovedì, già il venerdì sera si potrebbe fare, quindi tutto dipende anche lì in base agli impegni televisivi della WWE di Fox, sì, perché se lo spostano al martedì c'è da vedere cosa fanno con NXT. Esatto, sì, esatto, c'è anche da considerare quello, quindi se fosse invece lo spostamento al giovedì, quello invece sarebbe perfetto anche per noi, non avremo problemi per quella parte, anche perché SmackDown rispetto a Raw è più facile da vedere perché è uno show da 2 ore, quindi anche Raw è migliorato ultimamente, è vero, ho visto le ultime 2 puntate carine, però purtroppo c'è il discorso delle 3 ore, al netto delle pubblicità, sono comunque 2 ore 20, 2 ore e mezza, però è lungo come show, se ci sono degli impegni, qualcosa devi saltare per forza, che sia all'inizio, un segmento o cose del genere, quello. Per forza. Quindi da martedì sera sappiate, non questo martedì sera, scusate, il martedì il 13 se non sbaglio, 6, sì, da martedì 13, cominciamo. Perché martedì sera invece Ugo De Lucia finalmente parleremo di Grand Prix, ma questo no, penso. Proviamo quello che ho detto prima, NXT lo mettono a combattere con Rampage. No, dovrebbero tenerlo a mercoledì, da quello che non so, da quello che si è sentito. Proprio parlavano di SmackDown, non di NXT, ora vediamo. E allora, grazie Miki, grazie Abby.
Grazie a voi. Grazie a voi. Oggi pomeriggio per la Tuviola del Ring, e non solo, e anche Olelic Italian Podcast, soprattutto se poi vengono ricaricate su YouTube, maratona dalle 2 alle 11 dedicata a All Out. Ci alterniamo la conduzione io e Stefano, e ci sarà Miki piuttosto che Leonardo, altra gente. In generale ci sarà Kimmer nella fase che si parlerà del gioco, e Enrico, ci sarà il ritorno più atteso della storia dei podcast, quindi Edo, e quindi avremo un po' di gente, Draco stasera, quando si parlerà di All-In, quindi dalle 2 alle 11 per fare il preview alla preview di All Out, parlando un po' di cose in generale della All Elite. Non mancate, assolutamente. Voto finale al pay-per-view. Allora, parti dal presupposto che il finale mi ha tolto completamente tutto, però al finale non posso togliermi. Allora, sarebbe stato un pay-per-view da 7, però al finale è veramente stato indegno. Mi dispiace, ma vado per colpa del finale, gli do la sufficienza. Cioè, deve togliere, un finale così deve togliere, mi dispiace. Eddie? Sì, anch'io, se non fosse stato per il finale, un 7 gliel'avrei dato, perché comunque ci sono stati degli ottimi match. Diciamo che abbassiamo a 6,5, dai, siamo più buoni. Sì, anch'io vado più o meno sul 6,5, sì, dai. Sì, purtroppo la parte finale ha rovinato ciò di cui è stato fatto prima. Avevo detto una cosa sbagliatissima. Se invece guardate solo Gunther contro Sheamus e Seth Rollins contro Riddle, quella è da 8. Il pepper diventa molto, molto bello. Quella è da 8 se metti loro quei due incontri, nessun problema. Va bene, chat, grazie mille per averci seguito. A questo punto buon pranzo, perché tanto dovete venire alle 2, quindi che avete fredda, non è un problema. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Ciao.